11, Mario Argento della società Amaranto Box di Reggio Calabria, all'angolo il maestro Giuseppe Fedele, contro Angolo Rosso, partecipante ai campionati assoluti 2009, partecipante ai campionati assoluti 2010, partecipante al torneo Quarto d'Oro d'Italia 2011, della società Box Iaia di Brindisi, all'angolo il maestro Iaia Carmine. Tutto è pronto, anche per loro sono tre riprese da tre minuti. Fuori secondi e la prima ripresa. Capito quando lo piano e non ce ne vuoi sulla linea mia. Ma se stiamo io, quindi... contro, vedi meglio. Vai come la televisione. Serie, cioè vuol dire che tutte e due sono in regola quando vogliono al passaggio al professionismo, perché hanno fatto entrambi i campionati italiani assoluti e quindi entrambi i pugili hanno le carte in regola quando vogliono di passare professionista. Io so tramite l'amico Carmine Iaia che il pugile La Penna può darsi che nel 2012, inizio 2012, passerà professionista, però non è ancora una conferma, è solo una notizia che vi sto dando. Come vanno?
è solo una notizia, quindi siamo stati. Buoni secondi. E la seconda ripresa. Fine della seconda ripresa. Ricordo al pubblico che durante questa ripresa c'è stato un richiamo entrambi i pugili, che l'arbitro con giusta ragione invitava i pugili che dopo il break si fa il passo indietro e poi si può subito attaccare. Invece entrambi non l'hanno fatto, praticamente l'arbitro ha richiamato entrambi i pugili. Buoni secondi. E la terza e ultima ripresa.
Fine dell'incontro, un applauso a questi due ragazzi che hanno dato vita a un bellissimo incontro. Anche in questa ripresa c'è stato un richiamo, ma non ai pugili, ma entrambi gli insegnanti all'angolo. Dovete sapere che gli insegnanti non possono parlare all'angolo, qualche volta noi mi ci metto anch'io insieme, esageriamo un po', e quindi anche in questa occasione l'arbitro Giuseppe De Palma ha richiamato giustamente tutti e due gli insegnanti. Quindi molto professionale l'arbitro De Palma, che fa rispettare i regolamenti. Attendiamo il verdetto di questo incontro, un incontro veramente esaltante. A premiare questi due ragazzi chiamerei in collaborazione l'amico Aldo Santoro, il consigliere della Yaya Box di Brindisi Sempre. Incontro pari! Un grandissimo applauso per questi due ragazzi che hanno dato vita a un bellissimo incontro. I maestri si fanno anche loro i complimenti e fate bene, è stato un bellissimo incontro, comunque è andata. Gli arbitri e i giudici dobbiamo rispettare per quello che fanno, quindi pregherei i maestri di rimanere all'angolo con la massima calma, anche se noi ci mettiamo